tua amica con delle cose meravigliose. Seguiteci. Amica e la nostra sorpresa. Allora, siamo a casa di Barbara Beltrame con la sua amica Laura Battagion, che sono le titolari del brand Geisha Love. Adesso ve le presento. Ci accompagni? Prego. Allora, il progetto, rispondo io, il progetto nasce da, insomma, è stata Barbara che ha avuto l'idea, questa bellissima idea di fare questo braccialetto. Un giorno d'estate si è messa a fare queste cose e davanti alla TV. Esatto, va bene. Esatto, di sera non sapeva che cosa fare e si è messa a fare questa cosa qua, me l'ha esposta, ha detto guarda sto facendo queste cose, te ne regalo una. E poi da lì ho detto, facciamo questa cosa assieme, che ne dici? Però l'idea vera di questa cosa, insomma, è di Barbara, che lei poi l'ha creata. Poi lei è diventato un business. È diventato poi, sì. No? Molto richiesto, tra l'altro. Esattamente, perché è nato veramente molto per gioco. Come tutto. Esattamente. Tante cose che... Poi con l'aiuto di Marco, molto aiuto di Marco, che ci sta portando veramente a dei livelli molto alti di crescita, esattamente. E mi diverto ancora adesso a farlo, perché comunque lo faccio nel mio tempo libero. Che essendo mamma, moglie e avendo un lavoro principale, questo comunque mi comporta a farlo nel tempo libero. E mi piace ancora perché è divertente, finché mi diverte la cosa. Quando c'è questo progetto? Quando è nato? È nato a giugno, maggio-giugno dell'anno scorso. L'anno scorso, 2012. Ah, quindi proprio recente. È recentissimo. È già diventato un successo, perché io vedo addosso a molte ragazze, non solo giovani, ma anche donne in carriera. Anche molte donne in carriera, infatti, stanno apprezzando molto il prodotto. Assolutamente sì. E il vostro progetto futuro? C'è qualcosa in mente che abbiamo sta bollendo? Abbiamo molte cose in mente, abbiamo già pronte già un paio di linee nuove per più avanti, non siamo mai fermi, perché una volta che parte comunque il meccanismo, dopo non riesci più a fermarti. C'è un progetto, ci sarà un progetto nuovo che comunque partirà un pochino più avanti per settembre, ma che ve lo tengo ancora un po' nascosto. Bene, perché ci vediamo la prossima volta. Esatto, ve lo tengo ancora un po' nascosto. Ci darà anche prima, ovviamente, non l'esclusiva. Ovviamente. E poi adesso siamo al White. Ah, buono, bene. Esatto. Quindi lunedì 25, no? Sì, febbraio. Siamo lì. Siamo tutto il weekend, sabato e domenica, perché abbiamo fatto un co-branding con un'azienda di cover e noi facciamo i manici. Bello. E quindi esponiamo lì anche le nostre cover. E in più ad aprile siamo... Dov'è che siamo? Non so, me l'hai detto tu. No, questo qua è il secondo co-branding che abbiamo fatto con questa azienda che fa cover, che è seconda base. Noi appunto abbiamo studiato il bracciale. Il primo co-branding è stato presentato al Pitti, l'ultimo Pitti appunto appena presentato, è andato molto bene, un grandissimo successo, clienti ovviamente ci hanno chiamato un po' da tutta Italia, è stata ben vista la cosa, anche su tutti i giornali, e quindi questi progetti stanno andando avanti molto bene e ci saranno altri co-branding con altre case anche di abbigliamento e non solo di accessori, quindi ci sono vari progetti, però non possiamo ancora svelare proprio tutto. Una cosa, se dovessero contattarci o scriverci, dov'è che si possono trovare oggi questi bracciali? Perché
è difficile ovviamente, visto che sono diventati ormai una moda, cioè, e vorranno sicuramente comprarli con la nuova stagione anche. Sul nostro sito online. Ah, bene, che è? Che è www.geishalove.no. www.geishalove.it. Benissimo, perché io lo sbaglio sempre. Bene. E poi ne va in molti in molti negozi. Comunque adesso siamo molto forti in Nord Italia, quindi nel Nord Italia nei maggiori negozi importanti, tipo Pavin, Beredo, Emma, Padova, li trovate. No, perché esatto. Appunto, adesso state preparando la nuova collezione, credo. Adesso stiamo preparando la nuova collezione per la primavera estate, che era la metteremo fuori ad aprile. Ah, benissimo, quindi ad aprile ci aprile maggio, sì. Sia online maggio. Che nei negozi. Sia online che nei negozi, assolutamente. Le stesse cose che mettiamo nei negozi li mettiamo online. Ottimo. Allora, noi chiudiamo qui questo incontro bellissimo con Barbara Beltrame e la nostra carissima Laura. E spero di così la prossima volta ci vedremo molto presto con un altro incontro, magari con un altro personaggio vicentino. A presto, ciao 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 ciao.